Officina 9000 giri, è appena partito un porca puttana da dentro perché Mirko secondo me ha lasciato dentro il dito, hai sentito? Eh, ma porca sentito. puttana, ma è bellissimo! Eh, vabbè. non Un sentito suo, ma l'ho detto io. Sì, 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 va bene. Ciao, io Finalmente pensavo di coprirlo, eh, sì, due sì. mesi di vacanza, bravo, complimenti. Due due mesi di due vacanza? Due mesi e mezzo, partiamo a metà giugno eh, siamo a ottobre, fai vabbè. anche di più, eh. No, no, non è vero, ho fatto un, un mese rando. di vacanza. Vergognati un mese, <ride> un va bene, mese, dai. Dai, ricominciamo bene. a parlare di macchine belle. Dai, via. Cosa avete fatto qua? Qua allora, cinquino, eh, 595 ABART, abbiamo fatto una preparazione completa di motore, motore assetto impianto frenante. Ogni tanto capitano quei clienti che vogliono tutto, cioè il concetto è: eh, fammi il massimo possibile per ciascuno dei settori eh, meccanici dove noi se, appunto, siamo specializzati. Quindi partiamo dal motore che è il il cuore del, della, della preparazione, rispetto a una normale preparazione, qua siamo andati ben oltre, ben oltre perché abbiamo sostituito la, la, la turbina che è una IHI, questo è un 100, eh, 135 cavalli, quindi con una IHI standard, abbiamo cambiato la turbina con una Garrett, una TD04. Eh, a questo abbiamo ehm, ovviamente fatto un intercooler maggiorato, quindi per dare più aria e più respiro al, eh, alla turbina stessa. Eh, tutto quello che riguarda i nettori, centralina modificata ovviamente perché viene eh, come dire, sviluppato tutta la, la parte meccanica e poi come ultima razza viene eh, fatta una centralina su banco. Tutto l'impianto di scarico a Krappovic, poi lo vediamo mm -hmm. sul retro, Vabbè, varie filt filtro aria, candele speciali, i vari serbatoi a acqua olio modificati, tubazioni in, eh, rinforzate. Quindi, diciamo che a livello motore, non è una delle preparazioni più spinte in assoluto, però, è una preparazione che ha dato su banco quasi 85 cavalli in più. Wow. Quindi, sì, sì, questi tanti, tanti, tanti. Una macchina che si presta diciamo con un motore con quattro cilindri che si presta molto bene io sono sempre un po' scettico sul fatto di fare delle preparazioni estreme in assoluto però ci sono delle case che vendono proprio dei pacchetti già fatti, testati, post, okay. per cui non andiamo a raffazzonare, mm -hmm. su, prendiamo un pacchetto già fatto, testato in maniera tale da ridurre sempre il più possibile come io spiego tutte le volte il, il, il rischio di affidabilità meccanica. Cioè qua e si que... va ampiamente sopra i 200 eh, diciamo 200 mm, Sì, di 210. Eh, siamo 2, 10, 2,10, 2,15, la bancata mi sembra 2,13 per, uh. per l'esattezza Ok, ehm, questo per quanto riguarda il motore, poi passiamo: questo, il cliente è stato al di là della disponibilità economica, quello d'accordo. Ma è stato come dire eh, attento nel, nella valutazione del lavoro nel, nel suo complesso perché tu vai a incrementare in maniera percentuale così tanto un progetto di base è evidente, è logico, che poi metti in crisi le altre componenti meccaniche, mm -hmm. in maniera particolare l'impianto frenante e l'assetto. Quindi, per quanto riguarda l'impianto frenante, <coughs> Abbiamo messo l'impianto frenante maggiorato della Brembo con dischi da eh, 330 e pinze a, 4 a 6 pompanti. Poi, niente, quelle posteriori abbiamo cambiato solo dischi e pastiglie. Per quanto riguarda l'assetto, sempre i soliti componenti Bilstein e Eibak, quindi con ammortizzatori B8 e Eibak Pro Kit. Com è, eh, come tenuta? Perché lei è, è di serie? Già, già di serie eh. è una, una buona tenuta, così è una tavola, cioè anche lì abbiamo un attimo estremizzato, nel senso che sono già macchine un po' come le Mini, sono macchine abbastanza rigide di telaio, eh, in pista questa macchina è un, una roba... Pazzesca. A Milano sul pavè è chiaro che è una coperta che tu eh, certo. gestisci e quindi il comfort. Non dico che va eh, a farsi benedire, però diciamo che ne soffre un pochino. Siamo in termini della Crapovic? Sì, adesso se Mirko ti, ti fa sentire perché anche il sound, anche il, sound vuole, cioè il cliente voleva anche un sound particolare. Sì, no? Ecco, ecco. Al, diciamo la cosa interessante di questo impianto è che è dotata di un, di un tastino che apre e chiude una valvola. Quindi prima quando avete sentito quel rumore molto mm. arrogante, diciamo sì. così, la valvola era aperta. Adesso col, col il tastino si chiude una valvola, quindi riprende un minimo di, 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 di silenziosità in maniera tale che ci sono de determinate volte che non puoi andare in giro con una roba del genere quindi questo anche in questo caso è stata scelta un'opzione eh, intelligente nel senso che ti puoi gestire in maniera autonoma anche la sonorità certo è che con questa sonorità buongiorno Mirko, eh, l'abbiamo oh sentita no. prima a esprimersi eh, vabbè, per fortuna abbiamo tagliato, non si è sentito però eh, devo dirti che è piacevole che ci sia un mezzo Così è quello che io definisco il mezzo che ha preso il posto delle mini, l'R53-R54, sì, no? sì, che sì, poi sì, è andata sì, un po' sì. perdendosi anche perché è salita tanto di prezzo, no? adesso una Cooper SW ci vogliono eh, 50-60 mila. Più questa diciamo eh, che è ancora, invece... eh, cioè, nel senso già come esce è una macchinina interessante, ormai sono poche le macchine così sportive come potevano essere all'epoca nostra, appunto le Golf GT, cioè, questa ricopia secondo me o ricalca un pochino quello che erano le macchine sportive degli anni 80, le, le, sì. le Clio Williams le Golf GT, le, le, quel tipo di, 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 di vettura che si è un po' persa, si è un po' domesticata, anche le mini di adesso sono talmente tecnologiche che sì, la, il Cooper S è ancora un'idola sportiva, sì, capito, però è molto però, più di 50.000, oltre cifra di discor discorso dei no? prezzi. Che lì vado su qualcos'altro, a quello qualcos Infatti tanti ragazzi prendono questo tipo di macchina che non costa un'esagerazione, una follia, poi a seconda, ripeto, questo è già una preparazione di un livello economico mm -hmm. abbastanza elevato, qui, cioè, qui parliamo di un, un qualche cosa che fra motore, impianto frenante, assetto eh, superiamo i 10.000 euro. Sembrano tanti, ma nel loro insieme partendo da una base che non è costosissima, viene fuori un mezzo molto cioè, interessante, c'è cioè come macchina. il rapporto peso-potenza di questa macchina qua con oltre 200 cavalli, insomma diciamo che non è, non è male, non è male, certo. non le trovi da, da molto facilmente. Altre no, no, mi piace che poi sera. è una vettura che comunque ha già qualche anno sulle spalle, no? dico la 500 di Giolito, sì, 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 però sì. è un mezzo che piace ancora tanto, che tira e mi piace che ci sia questa, questa tendenza. Assolutamente, assolutamente. Fantastico, quanto tempo ci vuole per fare una preparazione? Così. una preparazione del genere anni, no, anni, no, ma siamo, ma no 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 questa qui in, due, in 15 giorni, 15 giorni ripeto è, è relativamente semplice perché tu compri il kit motore già fatto devi saperlo assemblare devi saperlo montare in maniera professionale diciamo che la parte delicata se vuoi è l'affinamento la, la, della mappa su banco perché ovviamente devi andare a rivedere dei parametri diversi rispetto a un cliente che viene con una macchina stock mi chiede mi fai una centralina si tirano fuori 26 28 cavalli però la macchina è completamente yeah. storica da 135 e passiamo a 150 qui invece bisogna fare molte più prove quindi è un, come se tu rifacessi completamente una mappa ex novo perché devi andare a vedere calibrare per ciascun elemento che hai modificato i parametri giusti e a volte ci mettiamo anche due giorni per fare una mappatura affinata in maniera yeah. completa il montaggio se vogliamo è relativamente se una volta che ne hai fatto uno poi l'assetto l'impianto frenante è quello ancora mm -hmm. più semplice una volta che ne hai fatto uno in una settimana hai montato tutto tutto. Perfetto, rimaniamo nel gruppo F FCA, giusto? Sì, Però sì, passiamo sì. a una fuoristrada. Sì, un The lavoro fuoristrada. The King of Fluorda, un lavoro completamente diverso. Un lavoro completamente diverso. È Bumblebee? No, 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 questo non qui Bumblebee. non è Bumblebee, questo qua è un JK, eh, con un... ce ne sono poche di queste perché di sotto sono tutte con motore 2.8 CRD, questa è una delle pochissime con un 3008 V6, eh, motore benzina che in Italia eh, per tutta una serie di, di ragioni, in maniera principale il discorso dei, dei consumi, ehm, se ne vendono pochissime. Eh, il cliente ce l'ha portata sostanzialmente per due motivi, uno per renderla eh, molto più aggressiva per un utilizzo fuoristradistico e in questo caso eh, anche in questo caso abbiamo mh, come dire, un pacchetto di modifiche per rendere la vettura omologata, perché diciamo che il punto delicato di queste modifiche eh, sono l'altezza la, della vettura. Questo è un 6 pollici di, di altezza e le gomme da 35 che non sono omologati in Italia. Allora ci sono delle ditte che appunto eh, fanno dei pacchetti all inclusive: devi anche cambiare il, i parrucchi davanti con quelli heavy duty, rinforzati, mh, devi montare queste, eh, questi fender, queste, queste alettine eh, che vanno a, a coprire la verticale della gomma. Sembrano delle stupidate, però se non ci sono queste, l'omologazione non te la danno perché poi una volta montato tutto, eh si Deve essere a filo, cioè deve coprire sì. perché se non c'è questa chiaramente la verticale della gomma esce da questo paraurti qua, da questo parafango che è quello di serie e devi mettergli un'aggiunta, stessa cosa eh, sulla parte posteriore quindi è una ditta che eh, ha fatto un pacchetto completo, ha omologato l'esemplare 1 eh, in motorizzazione montando tutto il pacchetto che deve includere anche appunto eh, parorti e quant'altro e eh, hai l'omologazione, solo così il cliente va in giro tranquillo se no va in giro sempre con l'angoscia di dire eh, monto mm. alle 35, succede qualcosa e mi fuori un macello terrificante questa è una macchina che mh, appunto abbiamo modificato in questo senso adesso stiamo aspettando le ultime due eh, parti che ci arriveranno a breve che sono delle pedane perché la macchina appunto, è diventata talmente alta. Che il cliente dice eh, non tanto io quanto la mia compagna ha difficoltà a salire, quindi metteremo due pedane laterali eh, lungo tutto il longherone per poter eh, facilitare l'accesso e uno scarico dietro doppia uscita che abbiamo importato direttamente dall'America. Una volta fatto direi che questa qua è una macchina particolare. Ce ne sono è un, come dire, il settore delle Jeep, l'avete visto tante volte anche con, in altre puntate, è un settore che si presta tantissimo alle preparazioni. Io le considero le jeep come se fosse un po' le Harley della nel settore auto dove è proprio un mondo a parte, un mondo a sé stante dove hai degli appassionati che ti fanno di tutto di più noi facciamo preparazioni di auto di Jeep ne facciamo ma molto molto meno però devo dire che uno può diciamo specializzarsi anche solo in questo settore qua, c'è talmente tanto ehm, come dire talmente tante cose da fare su queste vetture qua che ipoteticamente potessi fare anche solo esclusivamente questo marchio qua noi invece abbiamo scelto di fare mh, un po' tutto, ogni tanto ci capitano anche, ci sono, anche se ci sono dei centri specializzati che sono più specializzati proprio su questo tipo di marchio. Però alla fine qualche e cosina di buono resta. riusciamo a farlo anche certo. noi vai. Ottimo, a livello di motore niente invece a livello di motore no, perché montiamo il pedal booster, è l'unica cosa perché il cliente voleva avere un po' di, di prestazioni in più, ma come tutte le, le, le aspirate, anche lui gli abbiamo detto in maniera molto onesta: ha guarda, ti posso fare la centralina. La centralina su un motore aspirato, non avendo la possibilità di toccare le pressioni quantomeno del turbo, perché non ha il turbo ovviamente cosa gli dai? 5, 6, 7 cavalli. Il costo comunque è quello, se uno è onesto, gli spiega bene. Poi mm -hmm. ci sono dei clienti che ce lo fanno fare lo stesso, però in questo caso abbiamo preferito concentrarci su altre cose. Per avere un pochino più di brio abbiamo montato, a livello motore abbiamo montato il pedal booster, che ti dà un pochino più di reattività sul, sulla risposta dell'acceleratore. Per il resto i cavalli sono questi e rimangono questi. Il compressorino non si riesce a montare? Non c'è un kit si compressore? Si potrebbe montare, non lo vogliamo fare noi. Okay, okay. No, noi su, su alcune cose, eh, come dire abbiamo messo delle barriere nel senso puoi fare di tutto anche le modifiche tanti anni fa avevamo valutato la, la modifica d'aspirato d'urba ma quello è inomologabile mm. cioè mh, tutto quello che noi facciamo cerchiamo nel limite del possibile della, 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 della 500 nel, che lì va bene abbiamo detto che, chiaramente al cliente uso pista cioè tu la, mm. poi, a tuo rischio e pericolo una macchina come questa mh, diciamo nonostante che sia un mostro nel senso se uno la vede rispetto è, è molto aggressiva molto particolare è cambiata molto rispetto a, a, a quando è uscita dal concessionario, rimane comunque una macchina omologata. Se tu vai a mettere un compressore volumetrico non, ci non, sono sei, non sei più okay. in regola. A quel punto tanti dicono io non voglio rischiare. Giustamente. Va bene, Luca, grazie mille. Ci vediamo alla prossima puntata. Yes. Thank you. Bye. Ciao Bob.